Il nuovo Parco del Tè è iniziato, completata la recinzione dell'area, eseguite le bonifiche belliche, dalla prossima settimana cominceranno i lavori veri e propri per la realizzazione di un parco con 3.000 nuovi arbusti e roseti e 274 nuovi alberi. Oggi la presentazione al convegno dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Mantovani. Ma interessante è che abbiamo inanellato una serie di altri successi di bandi, per cui riqualifichiamo, stiamo correndo per fare i progetti, perché riqualificheremo anche la parte davanti qua all'Esedra, la parte d'ingresso dalle aquile, ristruttureremo le aquile, quindi il cantiere si allarga in realtà con altri cantieri che vanno a completare l'intervento di riqualificazione complessiva dell'area del Tè. Con un intervento che ha un valore importante sul piano ambientale, perché sono tantissimi gli alberi nuovi che pianteremo, con un parco sul modello europeo, pensato anche per la didattica informale, per le attività, per chi corre sicuro dalla sera con tante luci, con le telecamere. Insomma, un luogo nel quale vogliamo che la vita scorra tutte le ore del giorno, dai mantovani ai turisti. Quindi siamo molto felici, adesso il cantiere è iniziato. E io sono anche sinceramente in trepidante attesa perché non vedo l'ora che, passati i 18 mesi, se non sbaglio, di cantiere, l'opera sia finita e si possa inaugurare.